Ciao a tutti ragazzi, allora, oggi sono uscita a fare una video ricetta. Quello che vi propongo oggi è la cheesecake. Ci sono tantissime ricette diverse per questa torta, alcune sono più lunghe nei tempi, altre meno, poi si possono usare diversi ingredienti. Quello che vi propongo oggi è la ricetta più breve che conosco. È davvero facile da fare, sia l'impasto che la base. Quindi spero che vi piaccia e provatela anche voi, perché è ottima davvero, è una delle torte più buone che abbiamo mai sentito. Ovviamente l'ho mangiata fredda e niente, seguite il tutorial, quindi ditemi cosa ne pensate. Ciao, alla prossima! Allora, gli ingredienti per la prima cheesecake che vi propongo sono 600 g di formaggio Philadelphia, 250 g di zucchero, una bustina di vanillina, 5 uova, 230 g di burro, 400 g di biscotti secchi. Io preferisco digestive, solo che non li ho trovati, quindi ho preso gli Oro Saiba, comunque gli impanti che siano biscotti secchi. E questo è per l'impasto. Dopodiché, per la copertura, che comunque vi spiegherò meglio verso la fine del video, serviranno principalmente un vasetto di marmellata, il gusto lo scegliete voi, e un foglio di gelatina per dolci. Poi serviranno due cucchiai di zucchero, ma non è un problema. Bene, detto questo, la prima cosa che dobbiamo fare è tritare i 400 g di biscotti e fondere il burro in un pentolino. Ci vediamo dopo. Allora, abbiamo tritato i 400 g di biscotti secchi, come potete vedere. Adesso ci uniamo il burro che abbiamo appena fuso. Tutti i 230 g di burro. Adesso mescoliamo per bene in modo tale da creare un impasto omogeneo tra i due ingredienti, e questo servirà per la base. Quindi cosa faremo dopo aver mischiato per bene? Andiamo a foderare una tortiera con della carta da forno, oppure, visto che io non ce l'ho in casa, cosa che pensavo di avere invece, un po' di burro secondo me va benissimo, così aumentiamo le quantità di burro. E andiamo a mettere l'impasto sul fondo della tortiera, lo livelliamo per bene, e poi mentre prepariamo il resto della torta possiamo farlo riposare in frigorifero. Quindi ci vediamo dopo. Allora, abbiamo preparato la base per la torta, che adesso è in frigo, e adesso prepariamo invece la crema. Quindi cosa facciamo? Sbattiamo le 5 uova con i 250 g di zucchero e la bustina di vanillina. Dopodiché ci aggiungeremo il formaggio, quindi cominciamo con lo sbattere le uova, lo zucchero e la vanillina. Ci vediamo dopo. Allora, abbiamo montato le uova con lo zucchero e la vanillina, adesso ci aggiungiamo i 600 g di Philadelphia. Allora, siccome io ne ho comprati esattamente, facci pensare, 660, alla fine 60 g in più di Philadelphia non succede nulla, sono buoni lo stesso. Quindi ce li aggiungo tutti. E mescoliamo bene l'impasto finché non diventa cremosissimo. Cremosissimo. E poi praticamente la torta è pronta, nel senso che poi la andremo a posizionare sopra la base che è in frigo. Nel frattempo accendete il forno a 150 gradi e ci vediamo appena ho finito l'impasto. Allora, la crema è pronta, adesso la versiamo sulla base che avevamo preparato prima e poi la inforniamo a 150 gradi anche per un'ora. Vi ricordo che questa comunque è una delle tante ricette della cheesecake, ci sono tanti modi di farla, questo è il più semplice e il più veloce, quindi poi più avanti vi proporrò anche alternative oppure magari ricette un po' più sostenute, eccetera eccetera. E niente, ci vediamo dopo quando dovrò preparare, diciamo, la gelatina da mettere sopra. Allora, la torta è pronta, l'abbiamo sfornata e nel frattempo l'ho messa in frigo perché comunque la cheesecake si mangia fredda. E per adesso prepariamo la gelatina da mettere sopra. Siccome io non ho trovato la gelatina per torte in bustina, ho preso la colla di pesce, che era l'unica che ho trovato. Quindi a questo punto cosa facciamo? Mettiamo il foglio della colla di pesce dentro a dell'acqua fredda e lasciamo circa 10 minuti. Dopodiché mettiamo in un pentolino a bollire l'acqua con dentro la colla di pesce sciolta, due cucchiai di zucchero, e quando è diventata calda ci aggiungeremo a metà di del composto che abbiamo ottenuto il vasetto di marmellata. Dopo vi spiegherò come dovremo fare. Potete vedere, la torta è finita, ho messo la marmellata con la gelatina
sopra, tranquilli che si solidifica abbastanza velocemente, quindi non dovrebbe scivolare troppo lungo i lati. Ho già tagliato una fetta perché l'abbiamo già sentita. E quindi niente, provate anche voi a fare questa magnifica torta, metterò le foto, buon appetito e alla prossima volta!